Ci siamo? Ok. Emiliano, esiste davvero un caso San Severo? Esiste un caso Italia. In tutta Italia le forze di polizia non hanno mezzi sufficienti a pattugliare il territorio, non c'è personale, non c'è benzina, devono ridurre gli straordinari e San Severo soffre come ogni altra città italiana. Ovviamente San Severo è un'antica residenza di gruppi criminali di particolare rilievo, gruppi criminali che sono stati a suo tempo colpiti da molti processi che adesso man mano tornano in libertà, e questo crea un clima nel quale anche la disponibilità di armi per delitti che non hanno niente a che vedere con la criminalità organizzata, perché i delitti che sono avvenuti di recente non hanno connessione con la criminalità organizzata, però la disponibilità e la frequentazione con la violenza e con le armi evidentemente ha avuto un ruolo. Ciò che in altre città poteva andare a finire con una chiassata o al massimo con una scazzottata, purtroppo è andata a finire con una sparatoria, addirittura una mortale. C'è da ringraziare innanzitutto le forze dell'ordine, la Procura della Repubblica, che è intervenuta rapidamente sia nella persona del sostituto di turno che del procuratore della Repubblica De Castris, che ringrazio proprio anche per diciamo gli elementi di rasserenazione, di rasserenamento che ha dato a ciascuno di noi, e mi auguro che nel futuro si possano fare delle operazioni di polizia tese a ricercare armi in modo tale che la tentazione di utilizzarle in maniera impropria sia allontanata, ecco, diciamo. Ecco, il pacchetto Emiliano che cosa prevede? No, il pacchetto è il pacchetto San Severo, che fa parte peraltro del programma di governo, quindi verrà presentato innanzitutto prima al Consiglio Comunale, alla Giunta e alla riunione e alla maggioranza, quindi non è un pacchetto che ha niente di particolare. Ci sono però una serie di cose interessanti che peraltro stiamo cercando di concertare anche con le organizzazioni dei commercianti, degli imprenditori, persino con chi, mi riferisco all'incontro che c'è stato tra il sindaco e il Movimento 5 Stelle, persino col Movimento 5 Stelle. È una cosa secondo me interessante, quella di creare un modello secondo gli indirizzi del sindaco che parta dal basso, coinvolgendo l'intera città in una visione che non è quella del sindaco o dell'assessore sceriffo, anche perché io lo sceriffo l'ho fatto sul serio, quindi non avevo bisogno di farlo, diciamo, in via surrettizia facendo l'assessore, ma un modello che parta dal dialogo con i bambini, con le famiglie, che sottragga i bambini alla contaminazione della pedagogia mafiosa o criminale, e che poi porti anche a risultati in termini di educazione civica. Questa è una città che ha anche bisogno non solo di multe o del pugno di ferro, ha bisogno di consapevolezza, deve sapere che se non si governano bene gli stessi cittadini, se gli stessi cittadini non si comportano in modo adeguato, rischiano in prima persona. Oggi presenteremo una cosa che a Bari ha avuto un grandissimo successo: a Bari tutti mettono il casco in moto, e abbiamo pensato di ripetere questo esperimento. Tutti dicono che la polizia municipale fa le multe per fare cassa, giusto? Noi invece dimostreremo con un fatto concreto che noi facciamo le multe per chi non porta il casco per salvaguardargli la testa, per salvaguardargli la vita. Lo faremo soprattutto nei confronti dei bambini, dei ragazzi, che sono la cosa più importante che abbiamo. E quindi, siccome abbiamo verificato che qui c'è un alto tasso di persone che non indossano il casco, quando sequestreremo il motorino, la multa sarà pagata e questi ragazzi saranno in grado di dimostrare di averla pagata, noi regaleremo loro un casco che dimostrerà che l'amministrazione non ha fatto la multa per tenersi il danaro, il loro danaro, in un momento peraltro molto difficile, ma perché vuole che indossino il casco, perché vi garantisco, se si parlasse con i primari delle sale di rianimazione della Puglia, vi direbbero che nelle città dove l'obbligo è rispettato, la quantità di ricoveri per traumi al capo è inferiore del 50, 60, 70%, quindi noi salviamo decine e decine di vite anche in incidenti banalissimi, perché il casco, lo ripeto, non serve solo a chi fa il corridore, serve anche a chi semplicemente va in giro, perché anzi è molto più utile per gli incidenti a bassa velocità, perché quelli purtroppo ad alta velocità neanche il casco riesce a far molto. Ecco perché è importante che tutti lo indossino, è importante anche che quando i vigili eleveranno le multe non ci siano delle rivolte. Questo gesto di consegnare il casco in regalo serve anche a spiegare che il vigile
è una persona che sta agendo nell'interesse di chi in quel momento viene multato, ed è un atto di amore, mi permetto proprio di dire questo termine, è un atto di amore verso i più giovani, verso coloro che non hanno ancora capito che la vita di ciascuno per il comune di San Severo, per il sindaco, per la giunta, per il consiglio comunale è importantissima, la vita di ciascuno è importantissima. Emiliano, elezioni provinciali anche appoggia la proposta che ha fatto